Ciao Mumi, ciao Ale, questo video lo dedico a voi. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Io sono Gnu e sono l'uomo primitivo. L'amigdala non ce l'ho e neanche me la fo. Io non intuisco e questo è il mio tabù, che serve un sasso a punta per difendere la tribù. Io le faccio una linguaccia e senza il sasso a punta le dico una fregnaccia, così la mando via per agorafobia, e anche se non se ne va, paura non mi fa, perché io sono Gnu, l'uomo primitivo, la vita là non ce l'ho e neanche me la fo. Che non ci vede più, che mi calò la vista per via di Belzebù. Belzebù è a rimane, mega megalomane, il dio delle mosche di tutta la mia tribù. Una tribù di nani, nani super noise, hacca labbia cani, oh yes baby teddy boys. E io sono Gnu e non voglio lo strumento per cacciare l'orso dall'accampamento. Io non intuisco, me l'ha detto Kant, di preferire il fisco, così l'orso me lo cacci tu. Se la bestia è sopraggiunta, io le faccio la boccaccia e senza sassi a punta la spaventerò, così la mando via per agorafobia, e anche se non se ne va, paura non mi fa, anzi io la insulto per la sua bestialità. Per forza è una bestia, bestia! Comunque non è mica tanto, non è mica detto che sia una bestia, perché no, mica ci sono anche delle bestie che tutto è relativo, insomma, cioè può darsi anche che io sono Gnu, l'uomo primitivo, la migdala non ce l'ho e neanche me la può. Io sono Gnu, un uomo primitivo, la migdala non ce l'ho e non ce l'hai neanche tu. Io sono Gnu e non ce l'ho l'amigdala, ma non ce l'hai neanche tu. Fammela vedere se ce l'hai l'amigdala, Cocco. Fammi vedere l'amigdala se ce l'hai. Io ce l'ho. Dov'è? Fammela vedere. Eccola qua. Se ce l'hai. Ce l'ho. Non ce l'hai l'amigdala. No, io ce l'ho. No, per me è mia l'amigdala. No, vedi, no.